Bentornati o benvenuti sul mio canale, qui sempre il vostro amatissimo Paolo che vi accompagnerà anche questa sera, in questa notte da lupi. Non lo so, si dice così, notte da lupi, io lo dico. Siamo qua su un giochino horror molto interessante e un giochino horror che ci darà tante emozioni sicuramente, ma ci sono io con voi, quindi non vi preoccupate e non dovete avere paura, ci sono io. Vediamo se carica la live dal mio telefonino, mi dà sempre caricamento infinito e assoluto. Come sempre ci sono problemi, ma noi insisteremo, noi insisteremo senza paura. Insisteremo senza paura. Io aspetto, prima o poi si sbloccherà la cosa, no? Spero di sì. Spero proprio di sì. Vabbè. E facciamo una nuova storia. Niente, si blocca, va bene. Pazienza. Pazienza, come sempre pazienza. Pazienza, quando avrò un super cellulare mi rifarò. Nel 2037 più o meno. Ok. Allora. Hey, sweetie, did you finish your drink already? Oh, careful, it might break. Now it'll only be a minute. Mommy just has to make sure that the cake is perfect. Va bene, vada, vada. Let's see. Ciao, amore There mio. and there. Perfect. Eh sì, Oh, l'avevamo look at iniziato you. questo. You're so adorable in your tiny-footed pajamas. Happy birthday, sweetie. Fatto 2 anni, amore. Due. Wow, 2 years today. I think I know a little someone who's ready for some cake. Magari avessi un pezzo di Chugga torta chugga ora. chugga chugga choo choo. Ok. Here it comes through the tunnel. Choo choo. Eri una, mi ha censurato la parola. Hai detto una parolaccia, I'll amore. be right back. Torno subito. Aiuto. What are you doing? Femmine. Ah, quindi sono una bambina. Femminuccia è una parolaccia. No! Misteri della femmine. Femminuccia è una parolaccia. Look what I found. I wonder what Ah, it era una is. domanda. Boh. Why don't we go upstairs and find out? Ok, saliamo. Oh my! How much cake did you have? Siamo dei bambini sopra il peso. Si vede bene la live perché qua si è bloccato tutto. Sì, l'avevamo cominciato, ma non eravamo arrivati molto in là. Aiuto, ho paura. Cosa succederà? Presence. Sì, mi sa che eravamo una bambina.
we are. Now let's see what's inside. Maybe it's a new toy. Sono felice, guarda come fa. Okay, sweetie. Be a dear and play for a bit. Mommy will be right back. Va bene. Ho paura. Ho paura. No, non mi lasciare, aiuto. Facciamo un po' di casino perché i bambini devono fare casino. Aiuta la loro creatività. Buttiamo un po' tutto in giro. Tutto in giro così. Pure il cuscino. Ecco qua. Cuscino, via. C'è la pemaia qua. Che ti ricorda, amore? L'abbiamo vista oggi. Ok, andiamo a gattonare. Andiamo a gattonare. Se l'audio va bene, allora lo aumentiamo un pochettino, così ci immergiamo di più. Gattonare è più veloce che camminare. È bello il tunnel. Io farei un'ora di gameplay così. Perché è troppo divertente. Comunque, dobbiamo fuggire da questa prigione. Guarda come siamo ingegnosi, guarda, c'è pure l'atterraggio. Io voglio aprire il regalo. Cos'era quel rumore? Sì, la cugina è simpatica. Voglio il regalo. Ma dove? Non c'è niente dentro. What? Aiuto, dove è andato? C'era un sacchiotto dentro. Prendiamo pure l'elefantino. Ce lo tiriamo addosso. Ho sentito una risata in guadagno. Andiamo qua, esploriamo un po' tutta la stanza della nostra eroina. È forzuta sta, ma forse è un bambino comunque. Qui c'è l'armadio. Entriamo nell'armadio, giustamente, e ci chiudiamo dentro. Perché ci piace così. Dobbiamo chiuderci dentro, ragazzi. Oh. Comunque. Giochiamo a Bulik, attenzione, che faccio strighe. Faccio strighe, Super strike. Proviamo lo strike da qua. Vabbè, mi sono stancato. Giochiamo a calcio. Ecco che attenzione, scatta sulla destra. La palla finisce sotto alla culla. Hey, you found me. My name is Teddy. Nice to meet you. Hey, what's your name? Come ci chiamiamo? Non si sa. Not much of a talker yet, eh? Non sappiamo parlare ancora, giustamente.
Sì, è Teddy. Let's play a game. Facciamo un gioco. Lui vuole giocare. I know. I'll hide the pink elephant while you're not looking. Come here. Turn around and cover your eyes. Lo facciamo? Ok, ci giriamo. Amore, lo dobbiamo seguire. Non ti fidi, guarda che è dolce. È troppo dolce. Amore, ma lui è dolce. Non è cioè non è un personaggio cattivo, lui è un personaggio buono. Vabbè, ci giriamo e chiudiamo gli occhi. 3, 2, 1. E ora che succede? There. You can look now. Ok. Ah, dov'è l'elefante? Dove l'ha nascosto? Dove l'ha nascosto? Warmer. Fuochino. Pupusette. Getting warmer. Fuoco. Secondo me è dentro l'armadio. Super warm. L'abbiamo trovato. You found it. Ma come può essere cattivo? Wow, is that a music box? Does it work? Dolcissimo peluche del genere. È bravo, no, non è cattivo secondo me, amore. Secondo me non è cattivo. Secondo me è bravissimo. Tu guarda che è bravo. Allora, qui c'è un carillon. That's a nice melody. È lui, nel poster. Guarda che simpatico. E che dobbiamo fare? Vabbè, seguiamo, ci fidiamo di lui, Ci fidiamo. Cosa sta facendo? What's this? È un libro. Cosa deve essere? Five thirsty animals upon a dry, dry hill. We could use a drink, they sang and started to drill. Unless we reach water with our newly dug well, I think we'll have to bid each other fare thee well. Bella storia, ma sto divertendo. Finisce male, non so. Che ha visto? Il trenino. Does it run? How do you start it? Quello che abbiamo fatto ieri nell'altro gioco. Giochiamo assieme. Allora, lo facciamo partire, guarda. Round and round and round. Hey, pick me up and carry me on your back. I want to show you something. Lo prendiamo a cavalluccio, amore, che dici, sì o no? Ci vuole fare vedere una cosa. Si avvicina anche. Io lo prendo, dai. Sì. We need some place very dark. Ci serve un posto molto buio. How about your closet? L'armadio, certo. Ci va. Tra l'altro l'avevo già fatto prima. Che poi no, allora ci abbiamo giocato tempo fa, ma non mi ricordo assolutissimamente niente. It has to be darker. Shut the doors completely. Certo, deve essere buio. Ma in tutto questo la mamma che fine ha fatto? It has to be darker.
Shut the doors completely. Okay. Good. This will do nicely. I hope there are no monsters in here. If you ever feel scared in a dark place like this, you can hug me tightly. You might feel a little bit safer. È una femminuccia, ti farà sentire protetto. Abbracciamo Teddy. Ah, vero, sì, sì. Che sì, lo vedi che è bravo. There you are. What are you doing in the closet? Oh, are you playing with your new friend? Hello, Mr. Bear. Nice to meet you. How are you today? You've got to stop hiding from Mommy. I hope you had a good birthday, hon. Mommy would be very sad if you didn't. And now it's time for bed. Salutiamo l'orso dietro. If you go to sleep now, you can wake up early tomorrow and play with your friend all day. Oh. Grande Every Teddy. Little boy and girl sì, la mamma fa paura. All over the world. And they're waiting just for you. We shouldn't keep them. Ci manca solo il clown che spunta di notte. Ma questo non è un gioco horror, dai, è bello, è tutto colorato, è divertente. C'è pure Teddy. Quello di ieri sembrava più horror. Oh, ma dai, amore, non andare. Non andare, amore. La culla che... Ma queste cose le possiamo togliere? Questi in pratica sono degli appunti vocali dei creatori del gioco. Vediamo se li possiamo togliere.
cronaca, forse. No. Eh sì, perché queste radioline mi danno fastidio. Togliamo pure tutte queste cose. No, non si può togliere, va bene. Mostra commento, forse è questo. Sì. Dai, amore, ancora non c'è niente di pauroso. Ok, metti in pausa mezz'oretta e ti riprendi, va bene, amore? Ci sei? Io mi sto scassando dalle risate. Non ci arriviamo là. Ci sarà qua dietro. Beh, c'è la lavatrice. Stacchiamo. Apriamo. Sì, io spento, amore. Apriamo. Io apro. E te. Thank you. Something's not right. We need to find Poverino. your mother. Lo volevano uccidere. Povero Teddy. Vieni qua che ti prendo. Dai. C'è qualcuno di cattivo che sta operando. Cos'è sto coso? Ti attacchiamo di nuovo? Sì, dai. Li attacchiamo. No, non si può attaccare. Era il povero Teddy che l'avevano messo nella lavatrice e gli abbiamo salvato la vita. Ti stai divertendo, amore? Voglio fare una cosa. Apriamo qua. Apriamo. Voglio far cadere la palla là sotto. Così io faccio spaventare i fantasmi. Ha ha. Ha ha. Guarda come faccio spaventare i fantasmi. Che tiro la palla là. We have to be very quiet. We can't let it find us. Ma chi ci scopre? Abbracciamolo, abbracciamolo. Cos'è sto coso?
Ah, salvataggio. Quindi questi sono i punti di salvataggio. Ecco che se accattoniamo. Amore, come stai? Male? Ma dai, ancora niente è successo. Ma c'è un'ombra qua dietro. Ah no, era. È l'unico frutto dell'amor. No, la banana. No. Momento è catartico. Prendiamo come arma la banana. La banana ci difenderà dal male. Facciamo, cos'è sto coso? Facciamo ora, amore. Forse dobbiamo entrare qua. Vediamo se è con la sedia. Aiuto. Sei ancora impaurito, amore? Cos'è sto coso?
paura. No, stai scherzando. Ma dovremmo salire, cioè dovremmo aprire questa porta, ma non ci arriviamo. Vediamo, possiamo creare degli scalini. E vediamo. Sì, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, sti cavoli. Mettiamo tutto a terra perché i bambini devono fare sempre casino. E lì c'è una scarpiera. E che devo fa? Aspettate, forse questa sedia la dobbiamo spostare fin lassù, laggiù. Sì, no. Ma sto bambino è. Sta bambina è proprio. È forzuta. No, non ci sta la sedia, non ci sta. Vabbè, qua dietro cosa c'è? Qua la cosa è un po' complicated. Per questo l'ho prissimo. Ah, ma questo proprio si allunga tantissimo. E allora sì che ce la facciamo. Salve, salve, giorno. Ma dai, è divertentissimo questo gioco, io mi sto divertendo. Chi sono questi? Mi sa che questa è la mamma col papà, ma mi sa che è finita male fra i due. Sai che il papà se n'è andato, la mamma è rimasta con la bambina. Ma qui c'è un cadavere, cos'è? È fuso. È un cuscino, amore, sicuramente. Dai, amore, no, non ti lasciare suggestionare, il cuscino. Guarda, guarda che è il cuscino. Allora, giuro che non. Forse non ci siamo arrivati fino a qui nel gioco. Quindi non so cosa ci sia, non me lo ricordo. Ma chi non c'è? Non c'è chi? Teddy, dacci delle informazioni. Non c'è nessuno qua. C'è un paio di occhiali. Secondo me è un incubo che sta facendo la bambina. Abbracciamo Teddy. Ogni tanto ci sta l'abbraccio. Ma
questa è la stanza di prima, giusto? Sì. Sì, pure. Cos'è? Amore, stiamo andando nella zona più bella delle case, lo scandinato. E poi c'è una cosa strana davanti, un velo. It's her. Hey! Hello? Ah, stiamo cercando la mamma. Can you see our reflection? It's you and me. It used to belong to your grandma. I guess she can't hear us. And she seems so distant. Maybe it's more like a memory of her? Che famo questa collana? No dai, le candine sono belle. Guardate la bambina. Avanti, avanti, indietro, sinistra, destra, avanti, avanti, indietro. Che facciamo con questo medaglione? Io mi tuffo. Eh no, non me lo fa indossare. Io mi tuffo. Mi tuffo, mi tuffo. Yuppi! Che paura, ragazzi. E la sto facendo addosso. Are you all right? Sì. Whoa. What is this place? Non lo so. Vieni qua. Secondo me questa è la casa della nonna. A playhouse? What's that doing here? Bella sta casa, eh? Is it locked? I might be able to open it from the inside if you help me up. Ok. Come lo facciamo salire a Teddy? Ma giocattoli non credo che ci possano servire. Penso.
qui non c'è niente di utile. Sì. Aiuto. Ma uno sopra l'altro no, non penso. La loro stabilità. Ah, ecco, dovevo fare solo questo. mi sono complicato le cose. Wow, look at this place. Listen, there it is again. It sounds like it's coming from behind this door. There must be a way to open it. Sì. It seems like these are connected somehow. Hi, Daddy. Maybe it requires some sort of key. Is there anything we can use? Questa è la chiave, il medaglione della mamma. Sì, così si apre. Look. Buttons. What happened? Why didn't it open? C'è la zampetta di Teddy e qui c'è la mia manina. Maybe we have to press both at the same time. Sì. That's it. It seems like the memory you shared unlocked the door. Sì. Maybe if we can find more memories like this, it might bring us to her. It looks like we need three more. Tre ricordi. Ok, andiamo, Teddy. Dai, lo vedo che non è così pauroso, amore. È bello. Ciao, cuffetti. Un altro tuffo. Sempre più giù. Dai, guarda, è divertente. Where are we? Non lo so. Chissà dove andremo a finire. In pratica dobbiamo trovare la mamma, ecco. Aiuto.
Over there. It looks like another memory across that bridge. Ok. Andiamo, andiamo. Is there a way up this tower? Ok, mi sa che dobbiamo mettere i gufini qua. Penso. Aiuto, aiuto. Ops. Ops, ci hanno chiusi qua dentro. Chiudiamo gli occhi. Shh. We should be careful. Ma che ci ha aperto la porta? Vabbè, grazie. C'è un'impronta. Queste sono delle scarpe maschili, penso. Allora questo è il papà, allora. Qualcuno è venuto e ci ha aperto la porta. Chi sarà stato? La nonna. Comunque mettiamo la nonna. Attoniamo che siamo più veloci. Va bene, qua la situazione si fa un po' drammatica. No, è caduta, poverina. Ora la faccio cadere di nuovo. No. La faccio stancare troppo. Di nuovo, di nuovo. Poverina. Ancora è piccola. Vabbè, basta, dai. L'ho fatta apposta stavolta. Come la tagliamo sta pietra? Dobbiamo sganciare questo pneumatico. Ma sì, dai. Dai che ce la fai piccola. Dai. Dai.
Qui è difficile, eh? No, ma non si sgancia. Ma qua dentro cosa c'è, fra l'altro? Sì. Non si stacca. Aiuto. Aiutate. Ah, ecco. Yes. Apriti sesamo. Io ho difficoltà manuali nell'apertura e movimento delle cure. Ma dai, e apriti. Faccia la miseria. Forza che ce la fai. Forse simula, diciamo, la bambina che giustamente non è che è forzuta. Oh, this little baby owl is still higher. Maybe she wants to go to sleep. Amore, aiutami. Mi aiuti, amore. Ho bisogno del tuo aiuto. Ritorniamo qua sempre al punto d'inizio. Dobbiamo continuare. Povera. Bisogna tutti aiuto. Amore. Ne mancano due cubi. Amore, dove sono i due cubi? Non li trovo più. Ma sta bambina sembra che cade, oh. Sta bambina ha una cadite acuta. Allora, mi mancano due gufi che non so dove sia. Continuiamo a cadere. Molto simpaticamente alla ricerca dei gufi mancanti. Teddy non mi aiuta, a me non mi metterebbe fuoco, acqua, fuocherello. Qua ci siamo stati, forse qua è. No. Ecco questo. Io di questi giochi odio che se tu non fai quello che è l'unica cosa che devi fare, resti bloccato. Vabbè. Dove saranno questi gufi? Non si sa. Chi lo sa? Qui ci siamo stati. Qui è chiuso. Non si sa, non si sa.
Non si sa. Giriamo a zonzo per la città. Gufetti, sto arrivando. Sto arrivando, Gufetti. Ciao, Gufone. Qui non c'è niente. C'è niente. Mi era saltato per niente. Mannaggia. Ah, ma qui c'è un buco. Dove ci sono buchi, noi ovviamente ci dobbiamo tuffare. Yep. We're trapped. L'avevamo capito. L'avevamo capito. This place creeps me out. I hope your mother is okay. Eccole là i cuffi. Li abbiamo trovati. Ciao piccolo. Questo era quello bloccato. Ci siamo. Siamo vicini alla soluzione di questo enigma. Eh sì, 3 ore per girare. Dove erano i gufi? Qua sono qua. Perché cade sta bambina? Come facciamo, amore? Tu ti saresti persa, Vito? Andiamo a introdurre questi altri 2 gufetti. Come uno. Sono io l'altro gufo. No. No, ne manca un altro. Ma non è che era là sotto e non l'abbiamo visto. Cercasi gufi. Cercasi gufi. Cercasi gufi. Dove sarà l'altro gufo? Da come cammina è la bambina horror. È lei, è una bambina horror. Ecco qui la pericolosissima bambina pronta a colpire e uccidere. Allora, sto gufo io... Non lo trovo. Lo troveremo. Lo troveremo. Lo troveremo. Perché noi non ci arrendiamo. Direi che questo gioco consiste nel girare, come tutti i giochi di avventura. Si gira finché non si trova la soluzione che gli sviluppatori hanno voluto far trovare. Dipende più o meno facilmente.
Forse qua non l'avevamo visto. No. Cos'è successo? Sono caduto nel... Abbiamo fatto una brutta fine, mi sa. La nostra bambina è caduta nell'abisso, è rimasto solamente il cuccetto che lascia come eredità alla mamma. Ecco, noi... Però nei giochi i bambini si riprendono, e non solo le bambine, anche noi. Non è che dobbiamo ricominciare tutto dall'inizio. Io mi dispero. Se qualcuno sa dov'è l'ultimo gufo, ci aiuti. Grazie. Non c'è nessuno, però magari uno si trova a passare e dice: ah, l'ultimo gufo, io lo sapevo dov'era. L'ultimo gufo, amore, cerca le soluzioni. Che io, cos'è sto coso? Bello, giocattolo interessante. Bravo amore, mi leggi nel pensiero. Perché qua possiamo passare 3 ore a cercare. Non mi sembra qua. Aspetta che forse l'ho trovato. Ci manca l'ultimo gufo. Cercasi gufo. Gufo, dove sei? Dacci un colpo. Gufo, gufetto, gufo, gufetto, dove ti sei nascosto? Ragazzi, io non sono un po' così, senza speranza. Però ce la faremo, ce la faremo. Ma non è che è qua sopra? Aspettate che è qua sopra. Aspettate. Non c'è, però ci faremo un bello scivolo. Da oggi in poi odierò i gufi. Non si trova l'ultimo gufo. E non si troverà per un bel pezzo, perché io mi sono girato tutto, ma non si trova. Perché deve fare peso, così noi saliamo lì sopra. Quindi 6 gufi corrispondono al peso di una bambina, matematicamente. Ce la posso fare, ce la posso fare. Bravo amore. Siamo rimasti qua bloccati. Siamo rimasti bloccati.
sono delle difficoltà serie. Vabbè, io direi di staccare qui e faccio io una ricerca e la prossima volta continueremo, perché è un problema. È un problema. No, ci sono anche le soluzioni scritte, che poi bisogna vedere graficamente dove si trova. Con la descrizione è un po' difficile. Ma potevano rendere più facile, perché qua mi sono girato tutto. E vabbè. Sono qua nella giungla. Nella giungla. Ma di gufi neanche l'ombra. Gufo, gufetto, dove sei? Che bello, che bello. Che bello, una fase di gioco esaltante. Esaltantissima. Sto facendo una passeggiata rilassante. Quasi quasi mi siedo qua e mi godo il panorama. No, insomma. Allora, facciamo una cosa razionale. Qui ci siamo passati e non c'è niente. Qui ci siamo entrati e non c'è niente. Ok, cerco col telefonino. Vediamo se la situazione si può recuperare. È da mezz'ora che giro questo caspita di bufo. Allora, Among the Sleep. Qui possiamo fare mattina. Allora, c'è una guida su YouTube di 11 minuti in cui si descrivono tutte e sei dove sono, diciamo, le posizioni dei gufi. La cosa è grave. Devo aumentare l'illuminazione del mio cellulare, perché ecco, mi manca l'ultimo, sì, grave. Forse è quello, sicuramente manca quello più facile. Io ne sono sicuro. E dovrei vedere il video, perché non è che si capisca tanto, eh? Non si capisce niente. Ma forse è dietro. No, non è dietro.
E io direi di finirla qua perché boh. Boh, non si capisce niente, mi arrendo e va bene così, va bene così. Dovrei guardare il telefonino. E oppure cerco una guida in italiano, ma è sempre la stessa cosa, perché ne ho trovata una in inglese, ma le immagini sono abbastanza confuse. Italiano. No, in italiano non ce ne sono, ci sono tutti i video. E va bene. Vabbè, non si può fare niente, non si può fare niente, quindi ci facciamo un altri 10 minuti di passeggiata e poi andiamo a dormire. Ecco, nel frattempo mi auto interrompo. Cioè i posti non è che sono tanti, questi sono i posti. Da qui non si può passare. Ah, ma è qua. Ma l'avevo detto io che era qua. c'è un problemino. Forse. Però se saliamo da qua possiamo passare. Sì, ma vieni. Ce l'abbiamo fatta. Anche il coccolino festeggia. Grande coccolino. Me l'ha suggerito lui. Suggerito lui. Lo ammetto. Oh, finalmente. Sia beato il Signore. Un attimo di gratitudine religiosa. Ce l'abbiamo fatta, amore. Quando è da vita. Alleluia. Sia lodato tutto il calendario. Se c'è un cane in sottofondo. Quel rumore sembrava il mio stomaco quando ho fame. Saliamo sempre più su. Su verso le stelle d'oltre. Amore mio, secondo te dove andremo? C'è un ponte. Questo è il sogno della bambina, ragazzi, cioè
abbastanza ovvio, no? Però amore. Do you want to hear the melody again? All right, one more time. Then it's time for bed. Sì. Oh, finally. We must be getting closer. Sì, sì, giusto. Ce la stiamo facendo. Giù, giù verso... verso dove non si sa. Ecco, finiremo... We made it back. Di nuovo. We have to find a way to safety. Find a way out of this mess. Se dobbiamo uscire da qui, caro Teddy. Caro Teddy, da qui dobbiamo uscire. She must be so worried about you. But sì. Don't be afraid. You and me will work this all out together. Sicuramente. Inseriamo di nuovo il ricordo, sia il Carillon qua dentro. E sbloccheremo un'altra sezione. Yes, she sounds clearer now, don't you think? No time to lose. Vabbè. Che dici, amore? Ci andremo un'altra volta? Vado, mi tuffo. Con la rincorsa pure. Ah no, dobbiamo sempre prendere Teddy. Senza Teddy non si va da nessuna parte. Riusciranno i nostri eroi? Qui dove siamo? Un po' di odio nelle porte, grazie. Cigolano troppo. Dai, diamine. Diamine. What is this place? I think we should keep quiet. Comunque, visto che Teddy era bravo, guarda, io le persone le riconosco subito. Le persone. Io i peluche li riconosco subito. Da chi è bravo a chi è malefico. È facile distinguerle. Nel frattempo parlo piano perché la gente dorme. È l'una e mezza. È tarduccio. Those floaty things, they look like memories. Maybe the next one is behind those roots. Ok, alla ricerca del prossimo ricordo. Che cos'è sto coso?
puzzle. Mancano tre pezzi. Questa è la bambina. No. Penso di sì. Ah, qua. Vedo qualcosa. Ok. Where is this one going? Over here? È intelligente questa bambina. Siamo qua. E si è sbloccata questa ala. Vediamo cosa troviamo. Abbracciamo Teddy. Un po' inquietante. Che dobbiamo qua? È un finto quadro. Questo ponte era nel dipinto, se non erro. Aiuto. Apriamo. Perché siamo bambine, quindi i bambini aprono tutto. Ci dobbiamo immedesimare. Sono curiosi. Se succede, qui abbiamo dei funghi, in italiano funghi. Cos'è sto coso? È uno scalino, cazzo. Aprite le finestre, primavera. Svegliatevi bambine primavera, come facevo con la canzone. O comunque esisteva la canzone. Ora qui dovremmo andare alla ricerca del puzzle. Quindi perderemo altre 3 ore. Aprite le finestre al nuovo sole e prima bene. Ah sì, quello. Ops. Seconda morte, la prima che siamo caduti da altezze esagerate, qui l'abbiamo fatta affogare. Bene. Benissimo.
Non sa nuotare la bambina. Non sa nuotare. Ce lo potevano dire, la bambina non sa nuotare, no, così. Stanno riposando. Sta bambina mi sta facendo andare via. La vedo nera. Allora spingiamo questa scatola, perché ovviamente tutti i bambini spingono. Vedo una cosa e la spingono. E noi continuiamo ad immedesimarci. Vabbè, è troppo pesante, non so, non ce la fa. Okay. Facciamo un tuffo. Meglio di no. Meglio di no. Cos'è sto simbolo? Non si sa. Non si sa. Non si sa. Se andassimo di qui, che cosa succede? Ok. Sicuramente questa bambina, quando sarà grande, sarà campionessa di tuffo. Sicuramente. E di nuovo. Riusciranno i nostri eroi. Ecco, questa è un'altra tipologia che non mi piace, ossia ridenderlo. Tranne nei giochi in cui c'è un effettivo miglioramento del giocatore dopo che sei morta, ma qui la cosa non è cambiata, devi trovare sempre una soluzione che non è così scontata. Allora, qui ci si affoga. Aspettate, c'è quella candela che ci vorrebbe servire. Tanto la connessione è saltata, non so se solo a me o al mio amore che non lo so. Cos'è successo, amore? L'hai vista, ha fatto affogare la bambina due volte. Due volte. Io direi, io gli faccio fare, aspetta, ecco, se ci andiamo di qua, non affoghiamo. Ma sono un genio. Questa è una candela. Ah, mamma. Vabbè, allora sappiamo che dici. Cosa c'è là dentro? Vabbè, ok. Ormai dobbiamo sapere come va a finire. Ma questi giocattoli sono inquietanti.
È un labirinto. Un labirinto senza fine. Che dice, la bambina farà una brutta fine o ritroverà la sua mamma? Vabbè, la brutta... Ah, ecco qua il padre, l'amore. So, this piece needs to go in a corner. Il giocattolo di ieri. Boh. Secondo me è un sogno, però non è detto. Dobbiamo tornare indietro, sì. Oh no. Boh. Io penso di sì. Fate finta che non sia successo niente. Non è successo niente. Io odio sti giochi. Cioè, fammi passare sul ponte, perché mi deve fare affogare? Non lo so. Ritorniamo indietro, sempre la stessa strada. Ma poi perché deve ritrovare la mamma? Se ne è stata sola e basta, no? Ci deve dare tutti questi problemi. Ora sicuramente si aprirà l'altra ala. This place feels... Let's not dwell here for too long. E qui abbiamo il pozzo. Il pozzo... inquietante. Possibilmente non sulla testa, la sto distruggendo questa. Sono simpatici. Simpatici. Continuiamo qua. Stai crollando, amore? Ah.
allora troviamo il terzo pezzo del puzzle. Poi continuiamo. Ah, ma là c'è il puzzle. Cos'è? No, non è il puzzle. Cos'è sto coso? Un lucchetto. Cosa troveremo? Cosa ne uscirà fuori? Io ho difficoltà motoria. Dai. Oh. Alleluia. Il puzzle. Pezzo di puzzle. Più che altro. E qui c'è la chiave per aprire il lucchetto. Chiave triangolare. Andiamo. Dai Teddy che ce la faremo. Nascondiamoci. Che cosa faresti se trovassi una bambina dentro ad un barile, così impaurita, con un orsacchiotto in braccio? Queste sono storie di Stephen King. Che sei dolce, amore mio. Poverino. E poi la porteresti dalla mamma. Così noi eviteremmo anche di girare 3 ore in questo gioco. Pure. Invece ci dobbiamo pensare noi a sta bambina. Chi è avanti? Avanti, che ha bussato. Mm.
bussano. Ma... avanti. Bussano, amore. Chi sarà? Secondo me è la mamma. Secondo me è la mamma. Dobbiamo trovare un posto in cui poter salire. Forse qua. Un'ombra, un'ombra malefica, però quello che bussa è un altro. Dove devo andare? Non posso saltare qua? Ti dovrai assorbire questo bussare per tutto il tempo. Aiuta, mio amore, aiuta. Allora, non si capisce da dove bussa. E trovo di nuovo qua. Dai amore, aiuti. Come non sei come arrivare? Aiuto. Io arrivo qua, ma... un'altra chiave, però stavolta quadrata, quindi dobbiamo trovare un lucchetto della stessa forma, ma non ne ho viste. Forse era dietro. Sarà qua che quello bus, la persona o qualsiasi cosa sia, questa entità bussa perché gli dobbiamo aprire noi, volendo, sì, volendo. Ma io lucchetti non ne vedo.
riusciranno i nostri eroi? Aspettate. No, qui affoga. Qui affoga. Io non so dove andare. Forse qua c'è qualcosa. No. Domani giocheremo a World of Warships, che è meglio. Sì. Bene. Bene. Allora, questo gioco gli volevo dare 8, ma con... cioè... no, anche no. Anche no. Stiamo andando pericolosamente verso il 5. Dove devo andare? Scusi, per dove devo andare? Dove dobbiamo andare? Ora qua ci beviamo un po' di birra e ci ubriachiamo. Per dimenticare i problemi. Dai. Va bene. La cosa... ma non è che devo tornare indietro? No, se è così, il gioco merita 4. Cioè, mi devo fare tutta la strada indietro per poter proseguire. Questa a casa mia si chiama... Stavo dicendo, io questa casa mia si chiama allungamento del brodo, ma probabilmente è proprio questo che vogliono i creatori. La cosa si fa interessante, no? E non basta. Comunque confermo che è allungamento del brodo.
sa che da qui... Da qui non possiamo andare. No. No, no. Da qui direi che è impossibile. Possibile continuare, quindi dobbiamo andare indietro. Ci sei, amore? Ci sei, amore? Ma se ci tuffassimo nel pozzo, mi spiega. No, non è la soluzione, buttarsi nel pozzo. Adesso ti dico proprio di no. Ok. Cos'è? Sì. Sì. Aiuto. Ah, eccoci, eccoci. Eccoci. Tutto sto così. Brutale questo gioco. È brutale. Ritenta, verrà più fortunato. Aspetta, prima ci guardiamo dietro, c'è nessuno. Stavolta ce l'abbiamo fatta. Via, adesso il futuro è dolce. Sei, amore? Sono 2 ore che sono online, eh? Mettiamo l'ultimo pezzo del puzzle.
io direi che possiamo anche salutare qui. Nella prossima parte del gioco ci tufferemo dentro questo quadro e vedo che già ci sono cose inquietanti qua dietro. Chissà cosa ci aspetta. Comunque per questo, per questa puntata è tutto e ci rivedremo alla prossima. Ciao ciao e state attenti, guardatevi sempre le spalle.